Alle mie spalle abbiamo la Honda Civic di 11ª generazione. Abbiamo già iniziato a conoscerla verso la fine dello scorso anno, quando Honda l'aveva presentata per il mercato nordamericano. Adesso però è venuto il momento di presentare la versione europea, che nelle concessionarie italiane arriverà più o meno per il mese di ottobre, giusto in tempo per festeggiare i suoi 50 anni di storia. Un bel traguardo davvero per questo modello. Al momento gli allestimenti e i prezzi non sono ancora stati definiti. Honda, durante la conferenza stampa, ci ha detto che per il mese di giugno ne sapremo molto di più. Per il mercato del vecchio continente, come Honda aveva già anticipato un po' di tempo fa, arriverà solamente la versione full hybrid, che è quella che potete vedere alle mie spalle. Adesso però andiamo a conoscere più da vicino questo nuovo modello della casa giapponese. La nuova Civic Hybrid permette a casa Honda di raggiungere l'obiettivo di elettrificare l'intera sua gamma di vetture per il 2022. Honda ci ha confermato che comunque non arriverà un modello plug-in della nuova Civic, dunque sarà proposta solo con questa motorizzazione full hybrid che adesso andiamo a scoprire più da vicino. E adesso vediamo più da vicino il design della nuova Honda Civic di 11ª generazione. Lunga 4550 mm, presenta linee più pulite e affilate. Le frontali in particolare dispone di una nuova griglia a nido d'ape a sviluppo marcamente orizzontale. Possiamo anche notare il nuovo design dei gruppi ottici frontali. Honda ci ha raccontato poi un particolare molto importante che ha influenzato la progettazione di questa sua nuova vettura di segmento C, e cioè la ricerca della massima visibilità del conducente. Per questo Honda ha abbassato la linea del cofano di circa 25 mm, inoltre ha arretrato il montante A. Poi, per limitare il più possibile gli angoli ciechi, ha collocato gli specchietti laterali direttamente sulle porte. Andiamo a vedere l'auto di profilo e notiamo subito come la linea del tetto scende come nelle coupé, dunque per garantire un look sportiveggiante alla sua nuova auto. Andiamo a vedere il posteriore con i nuovi gruppi ottici e soprattutto andiamo a osservare più da vicino il bagagliaio, che dispone, così ci ha detto Honda, di una capacità di 410 litri. Andiamo a vedere che lo spazio appare ben sfruttabile. Vediamo subito se c'è qualche pozzetto. No, c'è giusto lo spazio per qualche attrezzo. Andiamo a vedere più da vicino lo spazio interno e possiamo osservare una presa 12 volt, la classica accendisigari. Vediamo la luce e comunque uno spazio più che sufficiente per accogliere diversi bagagli, diversi trolley. Chiudiamo il portellone dell'auto e dicevo una particolarità. Honda ha realizzato il portellone in resina. Questo ha permesso di abbassare, limitare il peso di circa il 20% per favorire l'apertura e la chiusura da parte delle persone. Ma adesso abbiamo visto un po' il design e parliamo della grande novità di quest'auto, cioè il suo powertrain full hybrid, che è l'unica motorizzazione, come abbiamo detto all'inizio, in cui sarà proposta questa nuova auto. Honda non ha voluto offrire molti dettagli. Maggiori informazioni su questo motore saranno svelati a giugno, quando il costruttore darà maggiori informazioni su allestimenti e prezzi per il mercato italiano. Dunque il powertrain è composto da un motore 4 cilindri di 2 litri di cilindrata ciclo Atkinson, abbinato a due motori elettrici, uno con funzione di generatore e uno che serve per dare trazione alle ruote. La batteria dispone di 72 celle, non è stato detto la capacità esatta, anche questo sarà un dettaglio che avrà svelato più avanti. Da questo punto di vista, trattandosi comunque di una full hybrid, possiamo immaginare che anche con l'accumulatore completamente carico, più di un paio di chilometri a bassa velocità in modalità solo elettrica non si possono percorrere. Da questo punto di vista ricordiamo che l'auto gestisce in automatico tre modalità di guida: l'EV-Drive, appunto la modalità solo elettrico, la Hybrid Drive, quando il motore termico e l'elettrico lavorano in combinazione per gestire maggiori richieste di potenza oppure per velocità costanti a medie velocità, oppure la Engine Drive, quando l'auto deve percorrere tratti ad alta velocità come in autostrada, in cui il motore termico è quello che dà trazione alle ruote perché è il motore più efficiente. Nel caso comunque il conducente prema a fondo sull'acceleratore perché ha bisogno di più potenza, entra comunque in funzione il motore elettrico per dare un contributo e garantire una maggiore spinta. Bene, questo in
in pochi minuti sono le caratteristiche tecniche e estetiche della nuova Honda Civic di undicesima generazione. Adesso, dopo averla vista dall'esterno, facciamoci un giro all'interno e cerchiamo di capire com'è la plancia, com'è lo spazio interno e soprattutto anche come stanno i passeggeri posteriori. E prima di salire a bordo, due dettagli che mi ero scordato di dirvi, cioè che il powertrain dispone di 184 cavalli. Per quanto riguarda le prestazioni, ci vorrà tempo per avere tutti i dettagli, anche da questo punto di vista. Comunque Honda ci ha detto che non saranno per nulla male, visto che lo 0-100 sarà più o meno in 7,8 secondi. Adesso saliamo a bordo. Allora, iniziamo a dire che il posto di guida è molto comodo, io sono alto più di 1,80 m e come potete vedere ho ancora spazio per la testa. Per quanto riguarda gambe e ginocchia, anche qui sto molto comodo, quindi insomma nessuna difficoltà per trovare una posizione di guida ottimale. Guardiamo il design adesso della nuova plancia della questa nuova Honda Civic. Vediamo una strumentazione digitale da 10,2 pollici. Abbiamo poi anche un sistema infotainment con un display invece da 9,2 pollici con supporti ad Android Auto e Apple CarPlay. Possiamo vedere un design minimale, molto essenziale, ma di qualità. I materiali infatti sono stati migliorati. Honda ha voluto sottolineare proprio il grande lavoro che ha fatto da questo punto di vista. La plancia poi ha uno sviluppo orizzontale ed è molto interessante le bocchette che percorrono tutta la plancia per la sua intera lunghezza. Abbiamo poi qua sul tunnel tutti i selettori per quanto riguarda i rapporti. Abbiamo la parking, abbiamo la retro, abbiamo la drive e le modalità di guida. Quindi insomma un bel lavoro che ha fatto Honda per fare un salto di qualità a questa sua macchina che, come abbiamo detto all'inizio, insomma compie 50 anni di storia proprio con questa undicesima generazione. Ma insomma adesso abbiamo visto come si sta davanti, adesso facciamo un salto dietro e vediamo i passeggeri invece come si possono accomodare e quanto spazio hanno. Da questo punto di vista insomma dovrebbero esserci delle belle sorprese, quindi andiamo a vedere. A bordo e ricordiamo che questa nuova auto dispone di un passo più lungo rispetto a quello della precedente generazione. Il sedile anteriore era configurato sulle mie dimensioni, che ribadisco ancora sono di oltre 1,80 m, quindi insomma è sopra la media. Possiamo vedere che accomodandomi ho ancora spazio per le gambe, insomma sto comodo, e per la testa non ho tantissimo spazio, di la verità, però insomma non tocco proprio il tettuccio, quindi anche nei grandi viaggi insomma anche chi ha qualche centimetro in più insomma sta sufficientemente comodo. Poi abbiamo qui delle bocchette del condizionatore e abbiamo anche due comode prese USB di tipo C per ricaricare lo smartphone, sempre comodo quando affrontiamo lunghi viaggi e vogliamo fornire un po' di energia magari ai nostri dispositivi per ascoltare la musica e passare il tempo. Comodi sono i sedili, in questo caso abbiamo anche il tettuccio panoramico che insomma garantisce un abitacolo molto più luminoso e una sensazione di maggiore spaziosità, quindi insomma anche dietro per chi è grande si sta decisamente comodi. Quindi usciamo. A questo punto non ci rimane che attendere di poterla provare questa nuova Civic di undicesima generazione. Bisogna aspettare ancora qualche mese, però siamo convinti che potrà dare delle belle soddisfazioni. D'altra parte le altre generazioni offrivano un grande piacere di guida e una grande sensazione di qualità.